ascolto e conoscenza del territorio. La ministra delle disabilità Erika Stefani in Molise, prima Isernia, all'AFASEV e alla cooperativa LAI, poi a Venafro alla cooperativa Il Girasole di Don Salvatore Rinaldi, accolta dai responsabili e dagli ospiti delle strutture e accompagnata nel tour molisano dai vertici della Lega, con in testa il coordinatore regionale Iari Colla. La ministra senza portafoglio ha voluto capire quali sono le difficoltà, le esigenze, le problematiche che la politica, il governo in maniera trasversale ha precisato può risolvere, e nel contempo ha apprezzato le progettualità che il Molise ha saputo mettere in campo in un ambito, quello del terzo settore, vasto e ancora inesplorato. La disabilità, ha spiegato ai nostri microfoni, è una montagna da scalare. Sono un ministro con un ufficio e io non ho il portafoglio, e nonostante questo noi cercheremo di orientare una politica sulle disabilità in maniera trasversale con tutti gli altri con tutte le altre amministrazioni dello Stato. Ho trovato tantissima sensibilità e anche questa mattina con il ministro Giovannini abbiamo dato una comunicazione formale di questa piattaforma sul cosiddetto con il CUDE, cioè quell'accesso alle ZTL, tanto per dirne una, per non dire l'aumento del fondo della non autosufficienza di 40 milioni, insieme anche con il ministro Orlando. Insomma, continuiamo a intervenire. È come scalare una montagna, però passo dopo passo si cerca di trovare anche delle soluzioni. Queste famiglie, queste persone hanno soprattutto bisogno di ascolto, tanto bisogno di ascolto, hanno tante esigenze, c'è appunto tanto da fare, però occorre anche ascoltare. Da quando sono stata nominata, sono stata inondata di mail, di richieste su ogni, anche addirittura sui social, tantissime richieste di spiegazioni, di chiarimenti, di informazioni, perché è un mondo difficile, dove non vi è un solo comandante, non è di certo il ministro alle disabilità, e vi è una rete socioassistenziale, sanitaria, e per cui ci sono tante domande, tanti bisogni e tanto bisogno di avere informazioni. E quindi da lì si capisce come si sia scatenato, no? E si è scatenata proprio questa richiesta. E al contempo però si è anche scatenata una sensibilizzazione, e infatti vedo che anche fra ministri c'è una sorta di, come si può dire, di concorrenza, no? Che ha un effetto positivo, cioè a chi se ne occupa, e crea quasi un effetto trainante. Infatti vedo anche moltissimi inviti da parte di enti, di associazioni, quelle che magari non hanno come finalità quella propria per le disabilità, però se ne sta parlando, se ne sta occupando, la stiamo proprio affrancando, no? Sicuramente da un corridoio, io dico dell'INE senza nulla voler niente contro l'INE, ci mancherebbe, però da quel triste corridoio, e di portare il tema delle disabilità proprio all'interno della comunità, perché tutti noi le dobbiamo vivere. Il presidente della cooperativa LAI, Nino Santoro, ha consegnato alla ministra il dossier Molise. L'obiettivo è intraprendere una collaborazione che porti a qualcosa di concreto. Protocollo rigido scelto per la visita privata della ministra, che non ha previsto la presenza del sindaco d'Apollonio, dell'assessora regionale al ramo Calenda, scelta che ha generato più di qualche mal di pancia anche nei leghisti che non sono stati invitati. Abbiamo cercato di cogliere l'occasione per avere il ministro, per proporgli una serie di appunti, diciamo, abbiamo chiamato dossier Molise, con una serie di appunti che recano sia le criticità che le positività di tutto ciò che è nel mondo del terzo settore, dall'evidenziare sulla bontà delle normative nazionali, sui fondi nazionali che comunque arrivano alle regioni, e purtroppo sulle criticità che anche la nostra regione, come anche altre regioni, ma noi viviamo qui nel Molise, le criticità che abbiamo per poi far sì che questi fondi vengano messi a bando e vengano utilizzati dalla base. I fondi ci sono, da quello che oramai è chiaro, ma non arrivano alla base, o quantomeno per arrivare alla base impiegano molto molto tempo. Facciamo 2 minuti di...